Missione di pace del Vaticano tra Russia e Ucraina è iniziata. Il cardinale Zuppi a Kiev, ma il Cremlino fa sapere che Putin non ha in programma un incontro con l'emissario di Papa Francesco. Mosca intanto annuncia di avere respinto un'operazione su larga scala lanciata da Kiev nel Donetsk con l'uccisione di 250 soldati, mentre l'Ucraina nega e parla di ricostruzione delirante. La Russia si dice pronta al dialogo con gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti nucleari. È stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza, uccisa a Senagone Milanese sabato 27 maggio dal suo fidanzato ora in carcere Alessandro Impagnatiello. L'uomo che ha confessato davanti al PM Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Manella, titolari dell'indagine, ha coltellato la compagna e poi per due volte ha cercato di bruciare il suo corpo, di cui poi si è sbarazzato gettandolo tra le sterpaglie nei pressi di alcuni box non molto lontano dalla loro abitazione. A Desio, Monza Brianza, una lite per un affitto in nero non pagato è finita in tragedia. Un uomo di 48 anni è stato ucciso in casa a coltellate da un 29enne cubano con precedenti, sottoposto a fermo per indiziato di delitto d'omicidio volontario. Il presunto killer è stato rintracciato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi degli abiti sporchi di sangue nei pressi dell'abitazione della vittima. Un giro d'affari notevole è quello che emerge dall'indagine che ha portato i carabinieri a sgominare a Napoli il clan di Camorra Ferrara Cacciapuoti. L'operazione ha portato all'arresto di 19 presunti affiliati e al sequestro di 11 società capaci di sviluppare guadagni per 16 milioni di euro nel settore dell'edilizia, ma anche in quello della ristorazione, degli idrocarburi e nella commercializzazione di generi alimentari. Vasta operazione del Comando Provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza per esecuzione sul territorio nazionale in alcuni paesi europei come Germania e Belgio di 25 misure cautelari a carico di altrettante persone accusate di avere fatto parte di un'organizzazione criminale che avrebbe gestito un traffico internazionale di armi e droga. L'operazione ha portato anche a un sequestro di beni per un valore di 3.800.000 euro. Se i rumori della movida sono troppo forti e quindi nocivi per la salute dei residenti e non viene garantito rispetto alle norme di quiete pubblica, il comune ha il dovere di pagare i danni. Lo dice una sentenza della Cassazione a cui si era rivolta una coppia che vive nel cuore di Brescia. Una sentenza che alle porte dell'estate potrebbe avere conseguenze enormi per i bilanci dei comuni. L'inquinamento da plastica in natura ha superato il limite planetario oltre il quale non c'è la sicurezza che gli ecosistemi garantiscano condizioni favorevoli alla vita. Lo certifica il WWF che in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente pubblica il nuovo rapporto Plastica dalla natura alle persone è ora di agire. Ogni anno si registrano fino a 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica in mare e altrettanti abbandonati sulla terra. Anche Greenpeace Italia da tempo in prima linea sul problema e diffonde in rete un video per fare cambiare le abitudini ai cittadini. Plastica è ovunque. Sulle spiagge, negli oceani, nell'acqua, nell'aria e ora anche dentro di noi. Ovunque la cerchi, la trovi. Ma non è qui da molto. Esiste da meno di un secolo e la quantità di rifiuti è esplosa nel nuovo millennio. Quasi tutto ciò che compriamo è avvolto nella plastica, avvolto in altra plastica, sotto la spinta delle aziende, dell'industria chimica e dei nostri vecchi amici, i combustibili fossili. Perché per quanto sembri brillante e pulita, la plastica è petrolio. Ma se la ricicliamo non è più un problema, giusto? Non quando anche quella da riciclare viene dispersa nell'ambiente, o bruciata, o spedita in altri paesi, dove finisce in discariche, o ancora una volta bruciata. E poiché produciamo sempre più plastica, solo una frazione viene davvero riciclata. Il marketing green imperversa, ma spesso serve solo a vendere altra plastica. Qualche sforzo è stato fatto, ma per risolvere questa emergenza dobbiamo risolvere il problema alla fonte. La domanda è: come? Un trattato globale è la prima occasione per aziende, governi e cittadini di unirsi e mettere fine a questo scempio, liberandoci da un sistema che trae profitto dal problema stesso, perché è un problema che è ovunque. Ha bisogno dell'aiuto di tutti. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì, quando ancora tutto il Mediterraneo sarà una lacuna barica. La possibilità di qualche precipitazione sull'Italia. L'anticiclone difatti sempre molto più a nord tra la Scandinavia, il mare del nord e le isole britanniche.
Andiamo a vedere quindi nel dettaglio, manca questa figura anticiclonica e siamo in balia di correnti umide con qualche precipitazione nuovamente in giornata, specie su Alpi e zone interne del centro-sud. In sintesi, la mappa dell'Italia, giornata di variabilità tra sole e nubi sparse, qualche residuo fenomeno ancora in giornata sul nord-est e poi questa volta al centro-sud anche a sfondo temporalesco. Torna il sole al nord-ovest con temperature in ripresa fino a 28 gradi a Milano. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.